Io sono scoglionata. Babini. No, mettilo, che sono scoglionata oggi. Però parlo. Vabbè, poi ne parliamo Allora, eccoci qua. Ciao Isotta. Ciao Vincenzo. Ciao Seviziers. Tutto a posto? Tutto bene? Io sì, tu? No, io chiedevo ai Seviziers, non a te. Sevizia, rispondete. Ok, Vabbè, ci soddisfatta delle risposte? soddisfattissima. Ok, tu invece? Io bene, dai. Vabbè, Come? Da 2 minuti fa dicevi sono scoglionato, sono ci sono i scoglionato. giorni in cui è scoglionato, non c'ho voglia di vivere. Addirittura. I giorni che non hanno un senso. Sì. Che almeno dici, vabbè, vado a lavorare, il senso c'è, devo andare a lavorare. Quasi quasi avrei preferito andare a lavorare. No, questo io non lo direi mai, però diciamo, Quindi ho toccato il comunque, fondo se il tuo dico questa status cosa. è, per me, 365 giorni l'anno, diciamo. Cioè, quello che sento io oggi, Sì. ammazza. E sei ancora vivo. Io vivo. Ma infatti, secondo me sono morto e non me ne sono accorto. Tra Ho l'altro, un lento processo di putrefazione, quindi anche voi per quello non ve ne mi è accorgete. arrivata una maglietta che da AliExpress, che potrebbe piacere anche a te. C'è scritto Dead Inside, but still horny. Io neanche quello. E No, no. Io ormai pace dei sensi. olè. Ma sì, basta, basta, questo sesso è tutto, ricordiamo al sesso, tutto. Comunque, non è di sesso che dobbiamo parlare, nonostante la presenza di Sotta, che è ovviamente Sava Sandir, uno associa Sotta, o le amiche, ai cazzi in bocchi. Salti in bocca. Quante risate mi hai fatto fare la scorsa puntata. Comunque molta gente mi ha chiesto chi fosse questa mia amica. E ripeto, si dice il peccato, ma non il peccatore, quindi non lo saprete mai. Invece molta gente che conosco mi ha detto abbiamo capito chi è l'amica. Ah sì. Eh sì, ma senza proprio alcuni senza neanche È perché la conosco. conoscerti. Pensa, hanno capito chi è l'amica senza che neanche ti conoscessero, pensa. Vabbè, perché magari hanno visto su Instagram, Sono andati a andati a stalkerare stalkerare, certo. i miei fan. No, Continuiamo a ricamarci sopra? No, non c'è da ricamare. è meglio così, è meglio così. Comunque, Comunque. non ci crederai? Oddio. È arrivato un vocale su WhatsApp. No, da chi? Allora, vuoi rispondere adesso? È una domanda per te. Ah, va bene. Ok. Ciao, servizio clienti, ho una domanda per Isotta. Vorrei sapere quale delle due possibilità sceglie. Una domanda a Soros. Preferiresti, Isotta, avere una vita agiata dal punto di vista economico in cui non ti manca niente, oppure trombare sicuramente tutti i giorni della tua vita? Solo una delle due. Allora, innanzitutto è una domanda Soros, ho capito bene. Soros? Stupida? Non so Non lo cosa so. voglio dire. Boh, non ho studiato né greco né Comunque, latino. prego, risponda pure. Senza dubbio la prima. Quindi Quindi, posso star bene agiata e economicamente, non è senza che devo dubbio. per forza trombare Scopa tutti i tutti i giorni. giorni. Cioè, scopare tutti i giorni è un'impresa. Che Cioè, che cazzo. sbatti. Quindi, cioè, preferisco essere ricca e scopare quando Senza voglio io. pensieri e scopare anche, Anche diciamo. perché ci sono dei giorni che uno non c'ha voglia o In quei che non giorni. può. Quindi Sì, proprio una domanda un po'. così. Vabbè, apprezziamo l'impegno, no? Apprezziamo il pensiero, non so. Ah sì, perché anche tra stare bene, tranquilli economicamente, adesso ho scoperto tutti i giorni, cioè non ha specificato, cioè nel senso magari stai male economicamente oppure ti carcerano, no? E in carcere ci sono buone possibilità che venga scopato tutti i giorni, Ah, capito? tu Sì, cioè nel senso, quindi cioè, non è detto che scopare tutti i giorni sia sì. equivalga a godimento e felicità. Cioè, poteva Comunque, aggiungere magari scopare tutti i giorni e avere 10 orgasmi. perché tu quanti ne hai di Beh, solito? 10 no. Ma neanche 10 arrivi. È la Madonna che Madonna mia. Che ragazzina. Comunque,
dato che settimana scorsa, la scorsa puntata, hai avuto problemi, ho detto vuoi parlare qualcosa di quello che è successo nel mondo? Effettivamente non succedeva un cazzo. Oggi vuoi parlare di qualcosa di quello che è successo? Beh, c'è stato il mio compleanno. Auguri, auguri! Sì, hai ricevuto anche un sacco di auguri. Infatti ringrazio, scusate se non vi ho risposto, ma siete stati in troppi e... quindi ho detto non rispondo a nessuno, lo faccio prima. Beh, mazza, che signora! No, il problema è che come ho già detto la settimana scorsa, tu non dicevo voglia di fare un cazzo. Beh, soprattutto per il mio compleanno. Poi quando i tuoi follower perderanno interesse nei tuoi confronti, non ti lamentare. Ma sei follower, do subito confidenza. Ho capito, non è che ci devi limonare. No, devo tirarmela. Devi tirartela. Sì, come i personaggi famosi che rispondono una volta. Cioè, se va bene ti rispondono una volta nella vita. E io sono così. Cazzo. Quindi... sto di fronte a Scarlett Johansson e neanche lo sapevo. Tra l'altro ho visto un film. Ecco. Con Scarlett Johansson. Che mi è piaciuto. Non mi ricordo il nome, ovviamente. Però comincia che lei deve praticamente consegnare questa valigetta in hotel da parte del suo ragazzo. Vabbè, fatto sta che dentro questa valigetta c'ha questa droga che lei per sbaglio... la pip... ah, ho capito, di Luc Besson, là che poi si trasforma... Lei si trasforma in... è Lucy. Esatto, sì. Una mezza stronzata. Beh, è carino. Però devo dire che lei con i capelli neri e la frangetta non sta bene. Basta. Inchiavabile proprio. Vero. Mamma, cioè io me la farei volentierissimo, lei mi piace un sacco. Ma con la frangetta. No, io mi taglierei il cazzo piuttosto che trombarmi la Scarlett con la frangetta. Ma sei serio? Non, assolutamente, cioè, sì. Cioè sta malissimo. Ma che schifo, una merda, male. Una merda. Quindi ma ho detto, vedi, la frangetta e i capelli neri sono per piuttosto poche. Me scopo te, guarda. La Madonna. Vedi. Pensa a te. Lo che... prendo come un complimento. Sì, bravo, prendilo come un complimento. Quindi niente, questo è successo. Ti sei vista? C'è stato il mio compleanno. No, Lucy l'ho visto prima del mio compleanno. Che ci ha portato in un posto. Vabbè, dai, lasciamo stare. Non possiamo fare nomi. Non possiamo fare nomi perché. Però ringrazio a chi c'è stato. Ringrazio del regalo che mi hanno fatto. Sì. Mi hai fatto anche tu, penso. Sì, ci sei anche tu. Grazie per l'attenzione con cui leggi i biglietti. Sarete per sempre vicino alla mia chiappa. In che senso? Che culo. Beh, potresti tatuarti i nomi di chi ha fatto il regalo. Beh, adesso non esageriamo. Comunque, per chi non lo sapesse, perché magari dice che è vicino al mio culo. Cosa c'è vicino un al dildo. Culo? Cioè, no, mi hanno regalato un dildo con i nostri nomi. Mi hanno regalato un plug anale. Mi ha regalato una gift card per un tatuaggio. Che già ce n'hai pochi. Già ce n'ho pochi, era giusto insomma completare insomma l'opera. E quindi grazie a tutti i miei colleghi. Ma si figuri. Grazie a te per averci fatto bere di merda. Comunque. Vabbè, dai, era qualitativamente era. Ma sì, l'importante è le persone con cui sei, non il posto. No. Come no, lo dici anche tu. Per i viaggi. Ho capito, ma non è che dire se sto in carcere dico è importante che stiamo in carcere. Beh, almeno dicevo sono in carcere, ma c'ho della buona compagnia. Ah, che culo. Quindi rimarrà un bel ricordo. No. No, vabbè. Questo non credo. Comunque, come è stata la tua prima settimana da trentenne? Da neotrentenne? Ma innanzitutto i giorni prima di avere 30 anni stavo de merda. Adesso? Ecco, boh, entriamo già. Uguale. No, stavo de merda fisicamente. Poi peggiora adesso. Adesso... mo, con i 30 anni c'è il tracollo fisico. E appunto ho detto, oddio. Tracollo emotivo un po', dai. Emotivo? Emotivo anche. Ma ci sta ogni tanto. Ma sì. Poi comunque già dopo il trentesimo capisci che ogni compleanno è il countdown verso la morte, diciamo. Appunto, quindi basta. Comunque il mio regalo non è tanto aver partecipato al regalo del tatuaggio, robe varie, è il sopportarti in questa avventura, diciamo. Questo è il regalo veramente che mi costa... Non ti costa niente. Mi costa emotivamente tanto. Comunque... ormai iniziamo le puntate, riprendendo le puntate scorse, perché la volta scorsa, per chi l'ha già sentita, abbiamo, per chi non l'ha sentita, si metta in pari, porca di quella puttana. Comunque vuol dire una cosa prima che... Sì, prego.
voi non vedete quando noi registriamo perché appunto è un podcast e quindi non c'è il video. Cazzo, che sei Sherlock Holmes, minchia. Anche perché ancora non vuole fare Twitch, che sarebbe molto più carino. Certo. Però vabbè, ci penseremo più avanti, per la prossima stagione. Fatto sta che voi appunto non vedete, ma quando noi registriamo, fumiamo e beviamo durante la registrazione. E mi fa strano vedere che io, trentenne, mi bevo la Coca-Cola, mentre il 44enne qua si beve il whisky. Quindi già qui vediamo la differenza di generazione. Cioè, la mia serietà nel non bere al pomeriggio. Anzitutto alle 2 di mattina mi sono fatto birra e Fonzi. Ecco, mamma mia. Vabbè, io ti batto perché 2 settimane fa, a colazione, in 2 ci siamo finiti una bottiglia di vodka. Siamo fatti vodka lemon alle 11 di mattina. Poi c'è stato un incidente, ma va bene. Che incidente? No, adesso raccontati. E niente, la persona con cui ero è... è deceduta. Si è ribaltata. Ah. Si è fatta male alla testa, però è ancora viva. Ora, prima che mi interrompessi per queste amenità... Beh, volevo fare un off topic, dai. Una fotopica. Off topic. Ah, un off topic. Off topic. Dicevamo, la volta scorsa abbiamo parlato appunto di è virato il discorso sulle figure di merda. E così come per i viaggi, mi ero scordato alcuni viaggi, così come per le figure di merda, ci siamo scordati un po' di figure di merda. Quindi vogliamo fare il richiamino esotta un attimo? Cioè, devo fare riassunto? No, il richiamino, cioè nel senso un'altra dose di figure di merda? Insomma, visto che non ti racconta quelle più, mi sta venendo un rutto. Figurati. No, niente, niente. Quelli silenziosi. Ecco. Sì, perché ti sei dimenticato qualche figura di merda, insomma. Vabbè, forse la più recente. L'autunno scorso in pizzeria con amici. Mangiavamo la pizza all'esterno, così. mangiato la pizza, ho bevuto, si va per pagare, io avevo il cane, ho detto vabbè entrate voi e io aspetto fuori col cane, mi siedo su una sedia là, bello tranquillo, escono i miei amici, esce la mia amica Sabrina che il pizzaiolo della pizzeria è il suo ragazzo, quindi eravamo andati appunto in quella pizzeria perché sono anni. Pagare meno? No, sono anni che assaggia la pizza di Salvatore, che è così. Vabbè, ho detto. Dopo anni e anni, ho detto va bene, assaggiamo. Ed è premesso buonissima, una delle migliori pizze mai mangiate. Possiamo fare pubblicità? Se ci pagano, sì. Poi ci offrono una pizza. No, prima ci offrono la pizza, poi diciamo la pizzeria. Comunque, esce Sabrina, faccio: Sabrina, salutamelo tu, Salvatore. No, entra, lo vai a salutare, che è contento. Ma non c'ho la mascherina, ti do la mia, dammi sta mascherina, tieni il cane. Parto in quinta verso la pizzeria, c'erano l'entrata con tutte le vetrate, proprio a passo spedito. Pensavo fosse l'entrata, era la vetrata. Una capocciata allucinante contro la vetrata. Rimbalzo per tutto il marciapiede fino alla Madonna. Fino alla come si chiama? Al passamano, al corrimano del Deor. Mi accascio sul corrimano con la testa appoggiata sul braccio, un dolore allucinante. Intanto pensavo alla figura di merda che avevo fatto. Mentre ero combattuto tra il dolore e la figura di merda, pensavo a come uscirne. Insomma, con il sorriso, sì, diciamo. Nonchalance. Allora, sto così un po', qualche secondo, mi rialzo, guardo tutti e faccio: oh, complimenti a chi pulisce i vetri! Invisibile! E vedo che tutti mi guardano. Non lo so, tipo quando vedi, che ti posso dire, una che tira fuori un salmone vivo dal buco del culo, tra il perplesso e lo schifo, cioè nel che cazzo, metto una mano sul viso, mi guardo la mano, sangue, cioè proprio fradici di sangue, un film horror, continuo a toccare sangue sulla camicia, sangue ovunque, e insomma... ti chiamiamo l'ambulanza, no? Così, no, non vi preoccupate. Insomma, mi portano in bagno del locale, mi iniziano a medicare. Sì. Parapà, qui c'è bisogno di punti. No, sto bene.
E insomma, poi alla fine mi hanno regalato una maglietta, quelli del ristorante, per... Ma alla fine l'hai salutato? Chi? Assolutamente, sì, ho salutato tutti, anche tutti gli avventori, perché poi tutti hanno visto quello che è successo. Poi, per tutta la sera, tornavo a casa con un'altra mia amica, e ti accompagno all'ospedale, siamo vicini al Sant'Orso, no, sto bene. Poi il giorno dopo stavo al lavoro, mi è girata la testa, hanno chiamato l'ambulanza, e ho passato il giorno dopo in ospedale al Maggiore. Che lì faremo una puntata sugli ospedali? No, solo sulla mia giornata in ospedale. Va bene. Perché è una storia molto lunga. Sì, in pratica sono stato da mezzogiorno fino alle 8 di sera. Senza, vabbè, sono orari normali. Senza essere visitato. E beh, giustamente. Ci ho dovuto firmare, però poi racconteremo. Non spoileriamo. Quindi, questa è stata un'altra bella figura di merda. Tu hai altre figure di merda sotto mano che hai dimenticato? Vabbè, io sempre inerenti a uomini. Ai bocchini. No, a uomini. Sì? Oddio, figura di merda. Diciamo che è una figura un po'... Ma non di merda mia, ma forse dell'altra persona. Mm? Però è un po' splatter, quindi forse è meglio evitare. Vai, che noi abbiamo i Seviziers che sono degli zazzoni, dai. Vado. Vai. E... Aspettate, se ci sono bambini all'ascolto, allontanateli, mettetegli le mani sulle orecchie. No? No, infatti. Beh, dai, prego. È successo qualche anno fa che... sì. Cioè, io rido, ma non è che ci sia molto da ridere, perché... Ma vabbè, cominciamo. Ok. E ero a letto col mio, possiamo dirlo, ex fidanzato, insomma, ex uscente. Si può dire ex uscente? Il tuo ex tromba amico. No, non tromba amico. Un compagno. Ci frequentavamo, cioè ci siamo frequentati per un anno, vabbè, eravamo a letto. Facciamo per farlo, eravamo al buio. Ovviamente, ok, lo facciamo. Poi mi viene fuori. No, non posso dire mi viene fuori, è brutto. Mi viene sulla pancia. Allora, dai, ma che sarà mai? No, che viene fuori. Penso che cazzo gli è venuto fuori da questa qua. Pensavo che ti riferissi a te, mi viene fuori. Pensavo che avessi espulso un uovo di Pasqua dalla baggiana. Cioè, rifacciamola. No, va bene così, dai. Vabbè. Ti viene sulla pancia. Mi viene sulla pancia. Ah, come dicono a Oxford, ti sborra sulla pancia. Ma è brutto dire sborra, non mi piace. È italiano. Mi viene sulla pancia. Un po' tra la faccia, un po' la pancia, sulla pancia, ok. E vedo questa macchia nera, ho detto, oddio, mi è venuto il ciclo, ma come, perché, cos'è successo? Ero tutta imparanoiata. Ti aveva cagato sulla pancia. Ma no, vedo lui che si alza. Sì. E tutto il sangue ovunque. Cioè, proprio ho visto la scena di lui in piedi con il, posso dire, il membro? Col cazzo. Col cazzo che sparava sangue. È presente tipo la scena di Shining? Quella quando del... va giù tutto... Sì. È una roba simile. Madonna! Cioè, vabbè, adesso non così, però tutto okay. Il pavimento sporco. E gli si era rotto il frenulo. Ma era vergine? No, non era vergine. Adesso era vergine. E che cazzo ne so? Dopo un anno che... Era più piccolo, ma non era vergine. E quindi io ci ho avuto un attimo che, oddio, cosa faccio? Cioè, insomma, vedere un uomo che sanguina lì non è proprio... Quindi ero un misto tra vomito, svengo, cose. Lui tranquillissimo, no, io non sento male, però forse dobbiamo andare all'ospedale. Quindi alla fine io ero lì che non sapevo cosa fare, abbiamo chiamato l'ospedale, abbiamo chiamato il taxi. Siamo andati in ospedale, io così... Cioè, non capivo niente. Codice verde. Vabbè, codice verde. Con sangue continuava a uscire. Vabbò, cose così. Vabbò. Poi niente. Cioè, poi è successo che lui ha chiamato suo padre. Suo padre ha fatto per arrivare lì. Io me ne ero già scappata via. Non volevo farmi vedere. E poi niente. È successo che era tutto apposta alla fine. Però insomma, non sono scene che augura nessuno. Anche perché poi sono tornata a casa e mi sono dovuta mettere a pulire tutto il pavimento sporco di sangue. E non è stato facile. Col sangue da... Sì, cose. L'avevamo già raccontato. Sì. Però dai, buttato per terra una bottiglia di alcol e via. Pulito tutto. Povero parquet. Vabbè. Questo è. Però... Ma la sapevi questa? No, però quando... Più che, diciamo, figure de merda, è una cosa... Non lo so, potevamo fare la puntata horror, sì, diciamo. Esatto. Vabbè, però comunque. Insomma mi sono un po' immedesimata in lui e ho detto, cavolo, che figura di merda se fossi stato io. Tu che vabbè, ogni mese lo spruzzi sangue vabbè, dalla vagina. Vabbè, comunque, non così. Ah, no.
No. Comunque, tutte queste storie, questo vademecum merdorum che abbiamo detto, è perché, diciamo, fa ridere così? Perché crea imbarazzo, ok? Sì. Abbiamo parlato l'altro giorno, ho detto di che parliamo la prossima puntata, dato che abbiamo parlato di figure in merda, parliamo di vergogna. Sì. Però alla fine ti ho detto, Isotta, ma forse è meglio parlare di imbarazzo più di vergogna. Vero. Perché? Perché? Qual è la differenza tra vergogna e imbarazzo, Isotta? La vergogna è più pesante. Cazzo, l'hai trovato sulla Treccani la definizione? No. Ah no? Così articolata. Cioè, vergogna è proprio una cosa più pesante. Imbarazzo. Cioè, te ne frega il cazzo per fa rima. Chi è che non è imbarazzo per certe cose? Ho capito le differenze sostanziali tra vergogna e imbarazzo. Non lo so. È italiano, cioè nel senso due termini italiani. Cioè, vergogna è vergognarsi. Vergogna e imbarazzo è? Imbarazzarsi. A posto, abbiamo spiegato. Vabbè, diciamo che la vergogna, a differenza dell'imbarazzo, la si può provare anche senza bisogno che ci siano altre persone, ah. Ok? La vergogna è quel sentimento di disagio, diciamo così, che, come hai detto tu, è pesante e ci può far stare male comunque anche per sempre, tutta la vita, diciamo. Sono cose che abbiamo commesso che ci hanno provato ci hanno fatto provare un senso di profondo disagio. Sì. Cioè c'è gente che può andarci in depressione, diciamo, no? L'imbarazzo è una cosa più legata al momento. Sì. Che viene provocata dal devono esserci altre persone per provare imbarazzo, giustamente. Cioè, se no che imbarazzo di me stessa, appunto. Ma nel senso, fai il bagno in piscina e ti si slaccia il costume e tutti vedono la sorca, diciamo, può essere imbarazzante lì per lì, capito? Puoi vergognarti, sì. Però è una cosa che col nasce e muore lì e col tempo ci si può scherzare e si può ridere, come tutte le cose che abbiamo raccontato, diciamo. Le figure di merda hanno creato imbarazzo nel momento, forse la storia della tua amica, cazzo, là c'era anche un po' di vergogna. Vabbè, comunque va bene, vabbè, perché sono cose socialmente che possono essere socialmente riprovevoli, ma non parlo del cazzo in biocchio, diciamo. Cazzo in un occhio. Però, diciamo, per lo più le figure di merda, appunto, dalle figure di merda ne scaturisce l'imbarazzo. Sì. E ci si può ridere e scherzare, tanto ormai sono cose passate. Quindi tutti, io, Isotta, tu, voi che ci ascoltate, avete fatto cose di cui vergognarci, sì, penso, a meno che non siate dei santissimi, diciamo. Però è pesante, cioè nel senso, mo, per farla una cosa, per farla, fare un esempio pratico, io da piccolo, fino all'età di 13-14 anni, rubavo i soldi ai miei. Anch'io. Ecco. ai miei, o comunque quando potevo fregare soldi, fregavo soldi. E finché non mi hanno sgamato, non mi hanno riempito di legnate, ma tante, 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 cioè nel senso, penso che sono stato picchiato, non lo so, per due stagioni consecutive. Mi hanno fatto male. E la cosa che poi, dopo la, diciamo, la fregata di mazzate, diciamo, che è stata la ciliegina sulla torta di merda, è stato vedere mia madre, forse il giorno dopo della grande mazzata, diciamo, piangere. Lì è stata veramente, e quindi mazzate più pianto associato al senso di aver vedere mia madre che era in quelle condizioni per colpa mia e robe varie, ho detto secondo me ho sbagliato, ok? Ed è una cosa comunque che mo sono passati 30 anni, me la racconto, però mi ha fatto male. Tutte le mazzate, tutti i sentimenti di vergogna che ho provato, comunque me li porterò dietro a vita. Sì. Tu hai qualche, giusto per fare un esempio, tu di qualcosa di leggero, non dire cose su cui, diciamo, le forze dell'ordine possano incriminarti, diciamo. No. Però diciamo, hai qualcosa di che ti fa star male ancora, che hai fatto, qualche azione di cui ti sei pentita? Ma no, anche ho rubato i soldi. Ma chi è che non ha rubato i soldi? Cioè, proprio. No.
ci sarà. C'ho amici che so che... Che non l'hanno mai fatto. No. Vabbè, bravi loro, però anche a me è successo. Non provo vergogna. Magari provo vergogna aver fatto soffrire mia mamma per certe altre cose. Tipo? No, cioè adesso... Perché io con mia mamma, insomma, quando abitavo con loro, con i miei genitori, rispondevo male, cose... Ah, eri la classica figlia stronza, ribelle... Sì, cioè, rispondo male, sono proprio una brutta persona a volte. No, no, sempre. No, però tu non hai visto niente. Che per il cazzo. E quindi a volte sì, la facevo incazzare per bene, si metteva a piangere, dopo lì mi sentivo una merda, quindi è brutto. Mi ricordo anche che... Beh, sì, vedere i propri genitori che piangono per colpa sì, tua, diciamo... Non è bello. No, ti fa veramente stare, sentire una sì, merda. Sì, e mi ricorderò sempre, vabbè, questo... Vabbè, un episodio, niente di che, però... Quando avevo un ragazzo a distanza, che ero più piccola, lui veniva un weekend sì, un weekend no, a casa mia, o io andavo da lui. E c'era un weekend che lui poteva scendere tutto, mia mamma non stava bene... Cioè aveva l'influenza e fa: guarda, sinceramente non sto bene, non me la sento che venga. Io gli ho rotto le palle per farlo venire. Lei si è messa a piangere. Mi fa sempre ridere quando dici per farlo venire. Immagino lì, dai. Sì, E quindi io insistevo e lei ci è rimasta male perché fa: cioè non te ne frega niente che io non stia bene. Quindi quella scena me la ricorderò sempre. E poi basta. Eh sì, quindi capite anche voi che l'argomento vergogna, diciamo, è parecchio pesante. Quindi partiamo di una cosa più leggera. L'imbarazzo, ok. Che cos'è l'imbarazzo? L'abbiamo detto. Isotta, io prima... Ecco, l'imbarazzo si può provare anche per piccole cose. Vabbè, ci sono varie sfumature di imbarazzo. Io oggi, per curiosità, ho riascoltato la prima puntata del podcast. È imbarazzante. Cioè, è veramente... Ma è inascoltabile? È una merdaccia! No, cioè... Nel senso, magari a qualcuno è piaciuta anche, però, cioè, nel senso, noi impacciati, lenta... Impacciati? Sì. Non sapevamo che cazzo dire, che cazzo fare, montata male, cioè, veramente brutta. E ho imbarazzo a tenere questa puntata online. Ovviamente, è una puntata che facciamo, la cancelliamo, è andata così... No, raga, la teniamo perché è giusto vedere i progressi. Per chi non l'ha sentita, per chi sente queste nuove le puntate di adesso, che sono veramente dei capolavori di arte e oratoria e tecnica, andasse a sentire la prima puntata, ma anche la seconda, diciamo, e dice la differenza. E questo è successo due mesi fa, più o meno, un poco più di due mesi fa. Non è che. Ma no, quindi, secondo me, già la seconda è. Una merda uguale. No, dai. Dopo la seconda c'è stato, rispondi Sotta, che è stato un interrogatorio tuo di un'ora e passa, così. Quella, diciamo, può essere definita una puntata bonus. E poi parte la quarta. Poi dalla quarta, che se non mi ricordo, taggami Alfredo, taggami quando io taggo, quella che parlavamo di social. Dopo da lì, boom. Da lì abbiamo iniziato a ingranare. Anche gli ascolti sono sbocciati in $2. Perché è giusto precisare che non è che noi facciamo il podcast per soldi, perché sennò... No, ragazzi, sennò voi saremmo ci già ricchi. Infatti, il problema è che non siamo ancora ricchi, quindi, raga... Aiutateci! Cioè, noi vorremmo vivere di questo. Noi vorremmo aiutateci. Vivere, innanzitutto. Pray for Vincenzo e Isotta. Voi ascoltate, donate, donate. Adesso apriamo una pagina OnlyFans. Sì. No, un GoFundMe. Un GoFundMe, ma OnlyFans, un Patreon, tutto. Dove ci saranno le foto mie di Sotto a pagamento, tutti nudi. Quindi se volete abbonarvi, anzi, se volete che non pubblichi le mie foto nudo, ecco, pagatemi, se non magari lo farò. C'è gente che ti vuole vedere nudo. Ho i miei dubbi. Mai dire mai. Comunque, quindi stavo pensando oggi alle cose imbarazzanti. Allora, ti dico la cosa imbarazzante, che è un classico, che è successo anche a me, ma penso che sia successo un po' a tutti. E a tutti i maschietti. E quando si fa sesso, e dopo un po', cioè, nel senso, si viene in pochi attimi. Ah, vabbè, dai. Ok. Capita.
Ok, capita. Allora, che succede? Se si ha una relazione stabile, diciamo, non parliamo di gente che soffre di eiaculazione precoce, che comunque gente che ha dei tempi standard, non lo so, cioè, diciamo, poi 2 secondi, se superi, diciamo, se superi 2-3 minuti, ok, va bene, poi puoi durare 2-3 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, però dico, se capita che hai invece rapporti occasionali, stai con una, è la prima volta che stai con questa qui, oppure la prima volta che stai con, insomma, una persona, ma secondo me è normale. Nel senso, se non hai una patologia, secondo me è normale, perché magari, che ne so, appunto, sei single, non lo fai da tanto, anche ti piace la persona che ti sei trovato quella sera, preso dalla foga, la prima non conta, secondo me. Sì, la prima non conta, però c'è da dire che... Cioè, è bonus che... quella, non la conti, allora, come le nostre puntate. Diciamo, diciamo, il single, se sa che ha un appuntamento, diciamo, che può sfociare nel rapporto sessuale, prima di uscire si fa una bella slunga. Ah, questo non lo so. Questo lo dico io. Questo è un classico proprio. Se uno vuole proprio stare tranquillo, e anche voi che mi ascoltate, lo so che lo fate. Se non lo fate, a meno che non siate dei che poi, buon per voi, però, diciamo, il nostro ascoltatore medio, diciamo, ok, deve uscire, che ne so, con Isotta, l'appuntamento galante. Conosciamo galante. Isotta, che è una divoratrice. Ma non è vero. Dai, sto scherzando. Allora, sta lì, prima di farsi la doccia, oppure direttamente sotto la doccia, per uscire, si fa una bella slunga, ok? Un po' di pugno-palla, così almeno. Pugno-palla. Guadagna, poi, se c'è un eventuale rapporto sessuale, quei 10-15 secondi più di resistenza. Ora, io te lo dico, cioè, per il maschio, venire immediatamente, soprattutto a un primo appuntamento, diciamo, è una cosa veramente imbarazzante. Che cosa si fa in quel caso? Uno o è onesto e dice, guarda, scusa, sono venuto, e che devo fare? È così, è l'emozione. E cos'altro dovrebbe dire? No, l'uomo, che l'ho fatto anch'io, ai te, perché mi è capitato anche a me, quando scopavo, ma parliamo di 20 anni fa. Ma no. E lo fanno, perché ovviamente io sono sicuro che anche voi che ci ascoltate l'avete fatto. Isotta, io e te facciamo, finiamo a letto. E tu fai, va bene, non ti preoccupare, io. No, è questa frase, un classico, sentiamo, l'avete detta tutti, sentita. Ma te l'avranno detta sicuro. Non è che mi piaci troppo, te l'hanno mai detta? Sì. Beh, è un classico, perché poi la colpa ricade su di te, capito? È colpa tua che mi piaci così tanto che neanche l'ho tirato fuori. E abbiamo fatto quindi, ragazzi, quindi è colpa di noi donne? No. È la faccia di cazzo di noi maschi, diciamo, pur di non ammettere che possiamo avere delle defiance, che poi ormai anche voi donne, anche che mi sono buttato un whisky addosso, vabbè. Ah, quindi non è vero che piacevo troppo. Ma sì, ma l'uomo quando sta infognato può stare con te, può stare con Margherita Hack Bonanima, può stare con Rita Levi di Montalcini, quando sta lì per scopare, ci può avere pure un parafango nel letto. Ah, sì. Ma sì, se viene, tu puoi avere anche un troll e fai al troll. No, il problema è che mi piace troppo. Bene, quindi insomma... Quindi, ragazze, ora non per farvi darvi l'autostima, ma... È la paraculaggine dell'uomo dire questa frase. No, il problema è che mi piace. Perché la sentite Isotta, l'avete sentite voi amiche di Isotta, l'avete sentite voi ascoltatrici, amiche mie, tutte l'avete sentita almeno una volta nella vita. Poi, se siete state fortunate ad aver avuto dei trapani Black & Decker inarrestabili così per tutta la vita, è buon per voi. Però penso che chiunque nella vita abbia fatto qualche volta ci lecca. E quindi? Sono uscito fuori dal seminato. Però, diciamo, una cosa imbarazzante, appunto, per gli uomini, è a parte ruttare, diciamo, no, mentre si registra, è il venire troppo presto. Quindi c'è una sofferenza per voi venire troppo presto e venire. La sofferenza non è fisica, anzi, perché capito, è mentale. Però, quindi, visto che tu dicevi che è anche una sofferenza durante il sesso, che
voi uomini pensate a non venire? Esatto. Vabbè, sì, si ricollega a quello. Quindi è una sofferenza per voi il sesso. Ma io te l'ho detto già la prima volta, ho fatto il sesso, è bello prima di farlo, perché sai che stai per farlo. Quando, diciamo, l'amico Willy, diciamo l'amico Fritz, si inizia a inturgidire, che senti proprio... che magari dici devo andare in bagno, inizia a pisciare tutto storto, tutto per terra, perché quando tu non lo sai forse. Beh, quando ce l'avete duro è difficile fare la pipì. Assolutamente sì, ma anche quando è imbarzottito, diciamo, cioè già... se è imbarzottito già è difficile centrare il bersaglio, diciamo. Quindi dal momento in cui lo infili, ma no, che poi non dal momento in cui lo infili, poi a seconda della performance che è abituato uno, nel senso, però quando capisci che stai per venire, che può essere dopo un secondo o dopo qualche minuto, diciamo, però stai ancora lì, che vedi la donna che ancora ti aspetta, no, che si sta aspettando, no, però sta infoiata e robe varie, pare brutto finirla là, lì scatta la tragedia, diciamo, sì, diciamo il film mentale delle tragedie. Oh, mia nonna morta, e ti immagino la nonna nella bara tua al funerale, così che metti i fiori, oppure non lo so, la guerra in Ucraina, ma anche cose, le facezie, finale Italia-Germania dell'82, il gol di Tardelli, che poi là è una lama a doppio taglio, perché se uno è infoiato di calcio pensa al gol di Tardelli, magari si arrapa ancora di più, quindi, quindi una volta che il sesso è finito, sai che è lì, è bello, cognome. È bello anche perché poi la prima cosa che fai è andare dagli amici a raccontarlo, ovviamente, perché è bello. Ma voi uomini raccontate? La maggior parte sì, cioè nel senso, se faccio sesso io, ovviamente si apre il TG1, fermano le rotatorie, iniziano ad andare in stampa le prime pagine dei giornali, Vincenzo ha fatto sesso, così, insomma, Anza, DN Cronos, blackout in WhatsApp perché è troppo intasato, ma assolutamente c'è quindi sapete che troppi, le volte che succede trend topic che va di Twitter, in lockdown WhatsApp perché Vincenzo infatti da quanto tempo non ci sono problemi di blackout dei social, ecco, fatevi ecco. E sappiate quando ci saranno, che il motivo è quello, potrebbe essere quello, magari facessi sesso ogni volta che va in down, ma se andrà una volta l'anno, magari facessi la sesso Madonna, con questa. A proposito di sesso e di imbarazzo, questa è una cosa mia. Penso che sarà capitato anche agli altri, vabbè, perché poi alla fine siamo tutti uguali, chi più testa di cazzo, chi più chi più intelligente, chi meno. Voi non vedete, ma il più intelligente sarebbe lui, io quella meno intelligente, ma va bene. È fattuale la cosa. Vabbè, dai, me ne sono fatta una ragione, vivo lo stesso. Cioè, dai. Va bene, ma tu sei anche più anni di me. L'intelligenza si accumula. Tu dovresti recuperare col fatto che io c'ho il cervello che... No, mangiato dall'Alzheimer, ho capito, ma l'Alzheimer sta svuotando i magazzini. Ma l'Alzheimer ha 40 anni. Porca puttana, Giorgio, ti giuro, io ormai sto perdendo. Cosa sto perdendo? Non me ricordo. Comunque, un'altra cosa imbarazzante, forse le prime cose che imbarazzano da piccoli è quando stai davanti alla TV con i genitori. E arriva il film porno. No, esatto. No, arrivano le scene di nudo. A casa di Sotta. No, sì, stai... è vero. Cena, no? Poi vediamoci un film. Il padre, che mettiamo? Muane e Ciccioline Mondiali. La madre, bella idea. E tutti in famiglia si guardano il film porno. Ma se a casa mia, ti ho detto, passava la casa dalle finestre che ridono. Erano le tette delle suore alla Comunque, fine. No, dicevo. C'è una scena di un film qualsiasi e c'è la scena di sesso che può essere pudicissima, sì, magari sì, non sì. si può vedere neanche un capezzolo in quella scena, perché nei film americani la maggior parte scopano tutti sotto le lenzuola, così poi si alzano, dopo che hanno scopato per tutta la notte si alzano dal letto e si mettono il lenzuolo addosso, perché non sia mai l'uomo si alza dal letto direttamente con i boxer. Non, vabbè, comunque arriva, che ne so, Top Gun, un film normale, così sì. E parte la scena che stanno a letto e tu da piccolo, è vero, è capitato anche a te, vero? Dici oddio, adesso cosa penseranno che sto guardando anch'io quello? E la cosa peggiore, quando vedevi un film da solo, tranquillo, e magari i tuoi stavano in casa ma non vedevano la TV,
Che c'era poi? Proprio la scena di sesso e passavano. Era come se ti trovassero col cazzo in mano. Cioè, è bruttissima questa cosa. È vero. O quando, ma a me ancora capita, cioè se a volte vado a casa dei miei che mi porto il portatile e mi guardo una serie TV che nel mentre ansimano cose, mi dà fastidio che magari loro possano sentire che io stia vedendo una cosa del genere. Tu vedi le serie TV dove ansimano? Ma no, che magari c'è una scena di sesso e magari mia mamma sta passando per il corridoio e sente, mi dà fastidio, quindi abbasso. Mi metto le cuffiette. Sì, vabbè, perché comunque parte da piccolo sta cosa, ma sta cosa sì, hai partecipato a un'orgia con i tuoi e allora, capito? Non succederà mai. Hai condiviso così tante cose che ormai dici vabbè. Vabbè, no. Oppure diciamo comunque quel pudore rispetto, diciamo, ai genitori c'è sempre stato, nonostante io o molte persone che ci ascoltano. Che? Ora dico una cosa che è normalissima, però da dire è raccapricciante. Ovvero? Alla maggior parte di noi maschietti, sai chi è la prima persona che ci ha scappellato? Vostra madre. Esattamente. Perché chi più chi meno, il frenulo può essere più o meno lungo, no? Se è un po' corto, come io ce l'avevo da bambino, diciamo, la madre, quando magari ti fa il bagno, ti lava, robe varie, continua a scappellarti per diciamo, evitare, per dare aria al glande, diciamo, affinché il prepuzio riesca a muoversi tranquillamente, no? Che riesca a dare la luce. Sì. E quindi mi ricordo... Vincenzo, c'è l'ora di scappare. No, succedeva a me, succedeva quando ne approfittava quando mi faceva il bagnetto, diciamo, mi faceva insomma il bagno e robe varie. Mo non so nelle altre famiglie se è giovedì ore 16, Riccardino, vieni qui che dobbiamo scappellarti, così sarebbe inquietante. Diciamo, approfittandone tra doccia e così. Io non però, so se mia mamma lo faceva a mio fratello, dovrò chiedere. Chiedi perché è interessante. Poi, magari tuo fratello non ha problemi di frenulo, diciamo, quindi. Ad esempio, quello che è successo al tuo ex è probabilmente perché la madre non l'ha scappellato abbastanza da piccolo. Pensa. Tutto torna. Vabbè, tanto ora non ce l'ha più. Ormai. Quindi gli ho dato io il colpo di grazia. Dai. Qualcosa di imbarazzante? A me mi imbarazza sentire le persone che scopano. Ma se, cioè, in che senso? Non so, magari per esempio io in questi anni ho avuto dei coinquilini, coinquiline. E magari essere a letto tranquilla, una certa, sentire divani, letti che si spostano, sbattimenti di divani e letti, che cazzo, sono i poltergeist che scopano. Che cazzo. Vabbè, magari, che ne so, se uno sta scopando e c'ha il letto contro il muro, per forza senti, insomma, che sesso violento avranno fatto quelli che ho sentito, però insomma. E ti imbarazza? E mi imbarazza perché dico, cavolo, cioè loro sanno che io sono nell'altra stanza. Cioè ti imbarazzi per loro? Mi imbarazza sentirli, mi dà fastidio. Ma fastidio, allora, imbarazzo? No. Abbi pazienza. Secondo me questo non è imbarazzo. Può darsi. Mi imbarazzo perché dico che palle, magari sono in mezzo ai coglioni e mi imbarazza essere lì. Ma se non dà fastidio a loro? Vabbè. Magari mentre scoso, cioè tu bussi, mentre spostano di letti e divani così. Scusate, devo andare via. No, così. Volete che assista? Cioè, nel senso, magari. Perché no, imbarazzare. Cioè, un imbarazzo misto fastidio, però vabbè, quello è un'altra ma cosa. Il fastidio è una cosa, però perché dici, questi stanno a scopare, io al momento no. E quindi mi imbarazza anche. Ti imbarazza? Non l'avrei mai detto. No, mi imbarazza. Cioè, un conto è sono in stanza con, magari mi è successo. Con un'orge, diciamo. Che no, magari in stanza con la mia amica e altra gente. Mi scopate tutti insieme. No. Cazzo. Altra gente, inteso magari due uomini, che mi è successo. Vedere la mia amica che lo fa davanti a me non mi imbarazza, anzi. Ah, quindi sentire ti imbarazza, vedere no. Vedere no. E allora quando scopo perché dici, vedere. Cioè non è una cosa che sono consapevole io e l'altra persona. Ho capito. Quindi Vabbè, dov'è il problema? No, nel senso, la prossima volta bussi. No, la prossima volta esco di casa. Oppure bussi, di scusate, posso vedere? Così non mi imbarazzo. No, vedere no. A me
Ti sei mai fatta vedere mentre fai sesso? Ma da chi? Da qualcuno. Beh, sì, mi avrà visto la mia amica. Poi magari, insomma, boh, qualcun altro mi avrà visto mentre facevi sesso. Ma magari, sai, quelle, magari non proprio sesso, però sai quelle, quei bocchini. Ma che bocchini. Quei momenti che sei infoiata, che sei mezza sbronza in giro magari per la città, ti nascondi e magari passa la persona. Non lo so. Hai giocato a nascondi. Cioè, io ho paura poi a entrare nei dettagli con Isotta. Comunque, diciamo, mentre hai fatto sesso outdoor è capitato che qualcuno di passaggio. Outdoor, cioè, ma anche strusciamenti, cose. È successo che magari passasse qualcuno, ma io non me ne frega niente. Vabbè, strusciamenti. Vabbè. C'avevi ancora le mutande durante lo strusciamento? Sì. No, hai fatto con la mano. Non mi ricordo. Oh Gesù Cristo, quanto degrado. Se i porti ci potessero parlare. No, dai, non è vero. No, è vero. Non è vero. È vero, è vero. Ma dici no. Non è vero perché è vero. Se non fosse vero, non avresti detto no. Non è vero. Comunque, cioè, che poi in realtà, cioè, quello lì non mi imbarazza. Appunto, dicevo. Anzi, è anche piacevole. Cioè, ti carica il fatto di poter essere sgamato. No, quella cosa un po' che dici, quel pericolo, tra virgolette. Ma cioè, ma, un po', cioè, rendere ma, tutto un po' vuoi... più intenso. Non lo so. No, cioè, peschici non c'erano i portici, cose per vatti a ricordare. Devo trovare gli archivi in bianco e nero qua. Andiamo a giocare nell'archivio. No, mi è capitato, cioè, una volta quando sono andato a Praga, che se dormivo nello studentato, una volta con lei, cioè una sera con lei abbiamo fatto sesso nei bagni dello studentato, che erano nelle docce, che erano docce tipo quelle del militare, cioè senza le porte, sì. quindi aperte. Tutti vedevano, sì. Era notte, però è capitato che un paio di ragazze, diciamo, sono passate così, però, ragazza, stai a Praga, che cazzo. Però... Vabbè, ma non deviamo sul sesso perché finiamo sempre lì. Con te e lo è così. No, dicevo, però per chiudere, cioè, non lo so. Allora, il sesso è il sesso. Poi c'è chi piace in un modo, chi piace in un altro. A me, io lo trovo il sesso più intimo, diciamo. Cioè, non... È perché hai passato i 40? No, ma anche prima di 10. Quando... Ti scappellava tua madre. Esatto. Ah, ok. Guarda che brutta cosa che hai detto. Uno scappello allo stesso. Che schifo. Che schifo. No, giusto. Avresti preferito che avesse scappellato. Chiudiamo il discorso scappellamento. So che è un discorso che a te sta a cuore, ma chiudiamo qui il discorso scappellamento. Anche perché non c'entra nulla con il sesso e proprio vari, lo scappellamento minorile, diciamo. Non lo so. Meno male, no? Chissà quanti pedofili ci stanno all'ascolto. Sono più ascoltatori, più soldi. Ma sì. Ma noi accettiamo, noi tutti. Accettiamo tutti. Pedofili, assassini. Con tutti. Gesù Cristo. Va bene. Va bene. Torniamo seri. Ok. Pensavo dicessi un'altra cosa sull'imbarazzo, sempre legato al sesso. E tipo? Perché tu una volta dissi, nelle puntate precedenti, mi sembra, forse l'hai detto solo a me, di aver visto i tuoi... È vero, me l'ero dimenticato. Vedi? Vero. Vedi i primi segni d'Alzheimer. Questi sono conclamati segni d'Alzheimer. Comunque, ma sì, successe. Era estate, era il periodo della festa patronale a Peschici. Che patrono c'è? Sant'Elia. Sant'Elia, che è il 20 luglio. Ok. Cosa ti ricorda questa data, il 20 luglio? Ne abbiamo parlato. Era... Sì. L'uomo sulla luna. Brava! Porca miseria, quante soddisfazioni. La renderò acculturata, sta ragazza. Come... Visto. Brava.
del 69. Mamma mia, porca puttana. Aiuto, non va bene. Cosa troppo c'è di fronte cultura. A Gibilterra? L'Africa. E di preciso? Di preciso non lo so, il Kilimangiaro. Non potevamo chiedere troppo, va bene. Comunque, il Marocco, prendi appunto. Vabbè, ok, dai, siamo lì. Comunque, festa patronale, esco con gli amici, poi vabbè, si va tardi perché ci sono i fuochi d'artificio, la luna di notte, insomma, uno vede i fuochi, insomma, avevo 14-15 anni. E torno a casa, erano state le 2, le 3 di notte, non lo so. Ovviamente, torni a casa, cerchi di non fare rumore. Sì. E inserisco le chiavi nel portone, chiudo il portone cercando di girare la maniglia per non fare neanche scattare la serratura, proprio per non fare rumore, faccio gli scalini, arrivo nel corridoio, per arrivare nella mia cameretta dovevo passare davanti alla camera dei miei, e c'era la porta della camera dei miei chiusa. Le porte di casa dei miei, tutte le porte sono di legno, però con dei vetri opachi, no? Ok. E vedo la luce accesa nella camera dei miei, dico: ah, sono svegli. Ho fatto: va bene, allora, dato che sono svegli, gli avviso che sono arrivato. Sì. Ma non hai sentito nessun rumore? No. Ah, sono silenziosi. Vabbè, c'era anche mio fratello di 10 anni o meno che dormiva. Ah. Che sono attigue le camere. Apro la porta dei miei e vedo mio padre sopra mia madre. Oddio. Che voltano contemporaneamente la testa di 90 gradi verso la porta di camera dove c'ero io, così con gli occhi sbarrati. Loro mi guardano, io li guardo e faccio: non me lo scorderò mai, sono tornato. E mio padre: piacere al cazzo. Pesa. Penso di aver dormito notte per le risate, però. Perché era lì imbarazzante, però. Cioè, poi mio padre ha capito. Ed è stata una. Cioè, è stato imbarazzante, ma. Poi, ovviamente, non è che se ne è parlato. Basta. Cioè, non hai avuto l'ansia il giorno dopo a guardarli negli occhi? Diciamo, bocca non parla, orecchio non sente, cuore non duole, chiusa là. Però questo ricordo indelebile. Tu hai mai beccato i tuoi? No, mai beccati, mai sentiti. Neanche visti in videocassetta, in DVD? Niente. Su Pornhub, niente. Niente. Però, visto che si parlava di rubare, sì? Magari a volte andavo a guardare i cassetti dei miei. Uh-huh. Magari c'era qualcosina. Ah, e una volta io ho trovato la vasellina nel cassetto dei miei. No, io ho trovato i preservativi. Cibo, quelli pure. Vabbè. Però sono rimasta un po' così, perché le volte che andavo poi a guardare vedevo che mancavano. Ah, poi li contavi pure? No, non è che vedevo che c'erano meno, la scatola era diversa, allora... Si fanno, fanno i palloncini. Allora, buon per loro, richiudevo, a posto. Però no, mai sentito, mai visto, fortunatamente. Beh, ti sei persa un'esperienza. Ma guarda, va bene così. Sono esperienze intime e devono rimanere tali. Assolutamente, non diciamolo a nessuno queste cose. Va bene, vabbè, dai, qualche altro momento di imbarazzo. Vabbè, ma capitano spesso. Che poi l'imbarazzo è abbastanza, cioè è oggettivo, è soggettivo. Sì. Cioè, cose che possono far imbarazzare una persona. Ah, un'altra possono non... Mo, parlando di, mi hai fatto ricordare un'altra scenetta, qui non si parla di imbarazzo, però magari a qualcun altro sarebbe stato imbarazzante la cosa. Ai tempi d'oro, quando rimorchiavo su internet la famosa massima: le donne sono come il biglietto dell'autobus, le timbri una volta e poi le butti. Chiedo ancora scusa, anche se ero un giovane coglione, adesso sono un vecchio coglione. Sì, volevo dire quello. Lo so. Ovviamente
che poi non parliamo, cioè qualsiasi cosa parliamo si finisce sempre sul sesso. Sì, infatti, comunque non lo so, non lo so, è la tua influenza, è colpa mia. A me mi è rimasto solo parlarne, diciamo, quindi guarda, spiega agli ascoltatori che cosa ho al braccio destro. Ha un tutore perché si è fatto troppe pippe. No, perché non mi sono fatto pippe per una settimana. Qualche giorno fa ho detto, oh vabbè, strozziamo il gallo. Hai strozzato il tendinite, hai visto? Comunque, aiutate Vincenzo a farsi le pippe. Qualcuno offra la sua mano. No. Chi fa da sé fa per tre. Grazie ragazzi, vi faccio... No, adesso ragazzi, faremo un contest. Vinci una pippa. No, fai una foto alle mani e Vincenzo sceglie. Vincenzo sceglie la mano prediletta per una pippa. E avrà l'onore di farmi una pippa. Ma un concorso, mamma mia. Metterei anche una quota di iscrizione al concorso. Possiamo dire anche non solo mani, vanno bene anche i piedi. Foot job. Foot job. Una volta me l'hanno fatto. Vabbè, non ti voglio. Si finisce sempre sulla schifo. Comunque, che stavo dicendo? Era il periodo proprio dell'ingrifamento più totale, quindi non mi interessava la qualità, ma dovevo... La quantità. Dovevo chiavare, sesso. Cioè lì anche se venivi dopo 2 secondi, che te frega. No, nel senso, dato che era una botta e via, se la botta durava di più era meglio. Comunque non è quello l'importante, è che raccattavo qualsiasi cosa, fighe assurde, ma anche... Mo, non voglio fare, diciamo, anche perché qua ti parla di uno che non è certo Brad Pitt. Diciamo, me la gioco con Steve Buscemi, diciamo, da bellezza, diciamo. Chiudiamo un po' di parentesi, torniamo indietro. Torna alla tonda e... Quando ti divertivi che facevo? Importava che fosse bella o brutta. L'importante era... Fregna. Sborrare. Fregna. Sì, sì, poi... Bello brutto, vecchio, giovane, grasso, magra. Grasso, magra. E appunto sul grasso, magra, ci fu una volta che... Ma non facciamo proprio nomi, non facciamo body shaming. Una volta trovai una di vicino Bologna, ok. Che poi la tana del lupo, diciamo, era invitarla a casa mia, magari anche a passare la notte e poi mollarla. Perché ovviamente ho sempre preferito fare sesso a casa mia, perché avevo tutta la mia... Cioè, capito? Tua collezione. No, la mia collezione. Sì, prendevo le fighe e le attaccavo al muro. Potrebbe essere un nuovo horror. Però sapevo come gestire la situazione, tutto, avevo il mio copione, così, ok. Comunque, becco questa di vicino Bologna, così decidiamo, vieni da me, dai, ci vediamo un film, passiamo la serata insieme. Ok, la vado a prendere, arrivo davanti casa sua, le mando un messaggio, esco. Si apre la porta di casa, cioè era il giardino, si apre la porta di casa, attraverso il vialetto verso di me e vedo qualcosa di inenarrabile. Allora, non di... poi i gusti sono gusti, la bellezza è oggettiva, non è bello ciò che è bello, ma quanto è bella biella. Quindi non parlo di bellezza, parlo di dimensioni. Era 1,90 m per 1 m di larghezza. Era un armadio a 2 ante di un peso ragguardevole, ma era veramente grossa. Minchia, c'è la fregna. E nascosta. Si mette in macchina, la macchina va da un lato. Come nelle scene dei film americani. Esattamente. Arriviamo in camera. Arriviamo a casa, così vabbè, si cena, si vede un film. La notte mi sono sentito, presente quelli del rodeo che molto lì. Allora, è stato uno dei migliori sessi della mia vita. Davvero? Diciamo. Assolutamente, è stato veramente qualcosa. Ma un bordello esagerato. La mattina mi sveglio, trovo le 2 gambe del letto. Dormivamo in obliquo. Te lo giuro.
cioè, due gambe del letto, quelle di sinistra, ok, sfasciate, piegate proprio a terra, l'area del letto così. Vabbè, io mi sveglio, dormivo ancora, vado in cucina, si alza il mio coinquilino. Ah, perché non abitavi da solo? Abitavo con due coinquilini, però mi sa che quella volta ce n'era solo uno in, in casa. E le camere erano proprio attigue. Si alza... era rotto anche il suo di letto. No, okay. Si alza il mio coinquilino, fa: no, Vincenzo, non puoi capire, mi sono fatto un sacco di risate stanotte, no, sembrava veramente, non mi ricordo che disse, cioè un far west, cioè un bordello, mancavano solo le pistolettate, no. Io ovviamente, fossi stato una persona, diciamo, mi sarei imbarazzato. Invece là, no, figata, cazzo. Ma magari tra uomini poi, cioè tu non hai pensato neanche in un momento tipo, oddio... Se il coinquilino vede chi è questa. L'uomo quando c'ha la fregna non può trombare pure a fianco alla nonna morta. E ci sono alcuni che potrebbero anche trombarsi alla nonna morta. Va bene. Quindi, ok. Quindi assolutamente no. Però no, è stata un'esperienza veramente che non c'entra un cazzo con l'imbarazzo. Però saluto questa ragazza che ormai c'ha pure una certa età, diciamo. Ma non l'hai più sentita poi? L'hai accompagnata a casa? Allora, finiamo, cioè nel senso, si sveglia la mattina, a me dopo che io sono... ero a posto, ciao. No, aspetta, è successo di meglio, dico lei. Madonna, che vergogna. Sono... Ah, questa è vergogna, non imbarazzo. Sì, vergogna, perché facevo proprio schifo al cazzo come persona. Dici, perché adesso no? Sì, ma peggio. A me l'interesse dopo essere venuto mi scendeva a zero. Quello okay. È di tutti. Comunque la mattina io sto facendo colazione. La mia colazione, com'è? Per chi non lo sapesse, apriamo altrimenti. Caffè là, tanto caffè, un dito di latte giusto per raffreddarlo nella tazza. Cioè, proprio, tanto caffè significa caffettiera da moca da 3-4 tazzine tutte insieme, con mezzo dito di latte. Biscotti buttati dentro, schiacciati col cucchiaio e fatta la zuppetta. Allora. Non la zuppetta, proprio la pastina. La pastina, proprio. Sì, esatto, sì, la faccio io con il Nesquik latte e facevo con le macine. Quanto mi piace la pastina. Che raggruppa tutto il latte e diventa... Sì. Tipo semolino, però dolcissimo. Io facevo colazione, si alza questa qui, arriva, questa qui, povera, prende un cucchiaio e mi frega un po' di pappina. Potrei stare a parlare di omicidio, però mi sono trattenuto adesso. Anche perché avrebbe ucciso lei. Probabilmente sì. Beh, se avessi avuto, diciamo, almeno... un fucile per con tranquillanti per gli elefanti, diciamo, l'avrei stornato. Comunque, che stronzo. Comunque, comunque, e sono 12. Comunque, comunque. Vabbè, che faccio? Ah, io devo stare a casa. No, vabbè, mi riaccompagni. C'è il treno. Non lo so, prendi l'autobus, vai in stazione, prendi il treno, cioè, ma io ti posso accompagnare, io c'ho anche da fare, devo cercare altre prede. Infatti, devo ricomprare un letto. Se ne va, un po' amareggiata, però dai, ci sentiamo, yeah. Col bacino sulla guancia o sulla fronte? Ma non mi ricordo, ma no, mi sarò sacrificato, gli avrò pure dato in bocca, comunque. mi scrive, mi telefona qualche ora dopo. Ho dimenticato l'orologio sul comodino. Le bestemmie. Vabbè, quando vuoi venite a prendere. Arriva il pomeriggio, mi manda un messaggio, sto arrivando così. Ah, quando stai arrivando, però sei sotto casa, chiamami. Mi chiama? Sono qui. Ferma lì, scendo io, prendo l'orologio, scendo. Tieni, glielo metto in mano, ciao, E lì poi non ci siamo più sentiti, stranamente. Non dico niente perché tanto voi uomini fate... No, allora io adesso lo dico ridendo, lo dico cioè cazzeggiando e robe varie. Ho fatto schifo al cazzo, ma l'ho detto già quando ne parlavamo le altre volte della mia vita da predatore sessuale, diciamo. E ancora adesso, cioè, nel senso... Qui non è più imbarazzo, qui neanche... Cioè, nel senso, sono aneddoti che adesso è anche divertente raccontarli. Sì.
però non si fa un esame di coscienza. Esattamente. Ma spero che tutti gli uomini raggiunta la tua età se lo faranno, se lo siano già fatto e basta. No, a parte gli scherzi, no, che sia chiaro, ci si ride e si scherza perché ormai quello che è fatto è fatto. No, che ormai le cose che si dicono poi dopo qua sono tutte contro di te, quindi attento a quello che dici. No, no, attento a quello che dico, ormai manca solo che racconti che sono andato a trombarmi i cadaveri al cimitero. No, è un esempio, cioè, no, che la prossima puntata sarà sulla necrofilia. Però, anche se mi ricordo... No, sto scherzando. A me viene in mente, vabbè. No, magari... Ecco, potrei raccontare di quando sono andata a puttane. Ma non erano morte, spero. No. No, hai avuto un attimo di... No. Cioè, no, no. Non mi pare. Oddio, spesso... fare sesso. Sono andato nella mia vita 3 volte a puttane, ma non è questa l'occasione per parlarne, perché faremo la puntata sulla prostituzione. Wow. Che noi siamo contro la prostituzione. Esatto. Lo sfruttamento, poi no, se la prostituzione è, diciamo, è autonoma e avete partita IVA e siete liberi professionisti, assolutamente. Cioè, per me uno del proprio corpo può fare quel che gli pare, probabilmente. Cioè, io sono il primo a dire che se mi pagassero io farei anche bocchini ai beduini, non c'è problema. Guarda che magari lo puoi fare. Ah, trovami, cioè, nel senso, ci si mette magari d'accordo. Un beduino, però. Vabbè, beduini, dobbiamo per dire beduino, ma non è che è quello che è. Eschimesi, ma quello che devi fare, trovami. L'importante è che ci sia un corrispettivo adeguato alle mie prestazioni. Comunque, tornando a noi, quindi non parliamo adesso di prostituzione e cazzi vari. Che stavo dicendo? Che ti sei sentito una merda per quello che hai fatto. Va bene, a posto. Mi sono sentito una merda per quello. No, no, mi continuo a sentire una merda. Cioè, bene. Nel senso, una merda, ovviamente, passati. Sono passati... Se ci ripensi, dici sono stato un coglione. Cioè, nel senso, è proprio il mio modo di approcciarmi alle ragazze mi ha fatto. Sì. Poi, nel senso, ad alcune, magari anche loro cercavano la scopata e basta, quindi amen. Però alcune so per certo che le ho prese proprio per il culo, fingendo un interesse che non c'era. E il mio unico interesse era farmi una svuotata di coglioni. Sempre fine. Questo è, e quindi è che poi noi donne facciamo sempre quelle che sì, va bene divertirci, ma ci scatta sempre quella piccola speranza ogni volta che si incontra qualcuno, che poi ovviamente svanisce grazie a voi. Nasce e muore così queste cose. Va bene, dopo questa perla di tristezza di Sotta, direi che possiamo chiudere qui. Abbiamo un po' spaziato tra vergogna, imbarazzo, purpurì e sborrate sulla pancia. Va bene. Va bene. Ah, basta per oggi. Non lo so, hai qualcosa da aggiungere? Prego. C'è una cosa che mi imbarazza. Ti imbarazza? Quindi ancora adesso? Sì. Ah, dai, dai, dai. Ma forse penso che sia capitato a tutti. Vediamo. Magari quando devi uscire con un uomo o con una donna, adesso ti parlo magari con un uomo o con una donna tu. O con una donna tu o con un uomo io, nel senso, no, vabbè. Ci può essere anche, cioè, con una persona che ti interessa, ok? Esatto. Perché noi siamo LGBT, una persona che ti interessa, ho l'imbarazzo di farmi vedere quando mangio, di andare a mangiare insieme. Cioè, tu non vai a mangiare insieme a una persona che ti interessa? No, ma magari non so, la prima volta che vedo questa persona andiamo fuori a cena, non so, ho un po' questa cosa che mi urta a farmi vedere mangiare. Come cazzo mangi? Come i primitivi? Ma no, perché boh, sarà io che ho i miei trip. Ho capito, ma questo non è questo imbarazzo, questa è una patologia mentale anche abbastanza grave, cioè sì. da farsi vedere. Cioè, se vado con te a mangiare, no. Grazie al cazzo. A me non me ne frega un cazzo di perché... te, a te non te ne frega un cazzo di me. Però boh, c'ho un po' avuto sempre questa cosa. Vabbè, adesso abbiamo mangiato qualche volta insieme, ma non mi ricordo che cosa fai mentre mangi. Ma non faccio niente. A parte ruttare come l'uomo delle caverne. non lo so. Cioè, ma non è perché ho magari... No! Perché ho dei modi di mangiare strani. Boh, è una fissa, cosa mia, una fissa mia. Non lo so, perché io ad esempio per me il primo appuntamento ideale è andare a cena fuori, diciamo. Perché per me ad esempio dov'è il posto dove
ci si può conoscere meglio, diciamo, si può chiacchierare, parlare e sentire davanti al cibo che ti soddisfa, che così, non lo so, scattano le endorfine e robe varie, quindi sia anche un dialogo, diciamo. So io magari come prima uscita preferisco andare a bere. La sorda lercione, inizia a parlare di cazzo in bocchio. Non lo so, non mi trovo a mio agio, mi imbarazza. È strano, questa è una cosa strana, ragazzi, cosa è bello? Anche voi vi imbarazza. Ma poi, è una cosa per una donna. Ma poi passa questo imbarazzo? Sì, poi sì. Dopo il primo bocchino, diciamo. No, boh, ho sempre avuto sta cosa. No, che poi parliamo di cose serie, non bisogna parlare di cose serie. In che senso? No, che magari sono io che ho dei problemi con me stessa e quindi questa è una conseguenza. Ok, cioè, ma hai parlato con qualche psicologa? Andrò da uno psicologo. Ma tu non sei mai andata alla psicologa? No, mi piacerebbe. Io ho fatto 2 anni più un richiamino dopo... Cioè ci andrei se non costasse così tanto. Lo so, però guarda... Se attuassero questi bonus psicologo, ci andrei subito. Guarda, lo psicologo serve. Io ci andai più per curiosità e scetticismo la prima volta, così alla fine divenne proprio un'esigenza settimanale. Ci andavo ogni settimana. No, ma non sei il primo che me lo dice. E poi ovviamente, vabbè. Un altro giorno parleremo di psicologia qua. Va bene, quindi se volete sapere delle di storie di mignottume e di psicologia, continuate a seguirci, ragazzi. Niente, oggi mi cadono. I coglioni pure a me, quando sto con te. Mi sei incastrato. La cuffia, parliamo. La cuffia mi sei incastrato. Con te non si sa mai, il filo. Nel piercing. Del Tampax. Ma che Tampax? Sono passate le mestruazioni, purtroppo. Sì, sì. Cioè, purtroppo, che purtroppo ti facevano stare male. Quindi i pantaloni sono illibati. Sì. Ok, meno male. Quindi, Isotta, di imbarazzo abbiamo parlato, la vergogna l'abbiamo sfiorata. Di sesso ormai è quello là, ormai un main topic. E quindi, ragazzi, aspetta. Lo so cosa deve dire. Io già so cosa deve dire, non ci sono preparati, però lo so. E devo dirlo 2 volte. Esatto, perché? Perché la volta scorsa non l'ho detto, quindi adesso lo dirò 2 volte. 2 volte, così. Quindi, la prima: diffidate dagli uomini che vi comprano il tiramisù di Aldi. E questa era per recuperare la puntata scorsa che ti sei dimenticata di dirlo. Infatti io vedevo gente disperata in giro. Infatti, perché per non quello... Cosa sarà successo? Aldi ha cambiato la ricetta del tiramisù? Oppure gli uomini... Volevo anche fotografarlo, ma non lo trovo più. Dopo l'ottima pubblicità che hai fatto, diciamo, hanno deciso di ritirarlo dal commercio. Esatto. Ringraziamo Aldi allora per questa cosa. Prima di dirlo, ricordiamo che se ci state ascoltando già sapete dove ascoltarci, quindi non vi caghiamo il cazzo. Ricordiamo solo il numero di WhatsApp. Allora, il numero è 348-433-3716. Come avete visto, abbiamo risposto, non abbiamo preso... Noi abbiamo preso per il culo, così. Quindi, ragazzi, potete farci domande, ma potete farci anche complimenti. Ma potete anche quello che volete, potete anche mandarci un rutto, una scoreggia. Noi va bene tutto. Una sborrata. No, quella magari se la impacchettate, perché è meglio, perché vi ho WhatsApp, è scomoda. Vabbè, non fai sempre lo schifo. Ma sei tu? Sì, ma ho letto il tuo pensiero. No, proprio. In settimana ci saranno novità, ci sarà una sorpresa per voi che vi farà tanto emozionare, quindi seguiteci sui social, su Instagram, su Facebook e basta, perché qua TikTok non lo faremo mai. TikTok non lo faremo mai, Telegram ormai. Cos'è Telegram? È il deserto del Gobi. Quindi, Isotta, io ti ringrazio per la tua presenza, come sempre pregna di contenuti e di cultura e di cazzi. Prego. E adesso posso finalmente dirlo, visto che visto che concludiamo la 12ª puntata. Mm-hmm. Ragazzi. Ragazzi. Asterisco.
Schwa. È rovesciata l'asterisco. No, qui non si fa il politicamente corretto, quindi o dici ragazzi e ragazze, ragazzi, o dici solo ragazzi, o dici solo popolo o popola, no. Oppure dici di Sevizias, così prendi tutto, allora, che non è declinabile, no, al maschile, sì, esatto, al femminile. Allora, perché, perché a noi il politicamente corretto non ci piace, ci ha rotto il cazzo e basta, okay, basta. Tutto ragazzi, la ormai si parla come se declamassi dei codici fiscali, porca di quella puttana, basta, avete rotto il cazzo, basta. Oh, prego, di sotto. Detto ciò, ragazzi e ragazze, diffidate dagli uomini che vi comprano il tiramisù di Aldi. E le donne che vi comprano il tiramisù di Aldi? Adesso faccio io quella che... Donne, che... uomini, bambini e bambine. E ci sono ragazze, donne che comprano il tiramisù di Aldi? Certo che lo compriamo, perché pensate che voi, noi donne siamo qui a cucinare il tiramisù, fare il tiramisù per voi, così che dobbiamo comprare il mascarpone, dobbiamo niente, comprare le uova, dobbiamo comprare lo zucchero, dobbiamo comprare la vanillina, dobbiamo comprare i pavesini, dobbiamo i savoiardi, dobbiamo comprare il cacao oppure il cioccolato fondente fatto a scaglie, perché come lo fa Vincenzo che lo fa meglio quello cioccolato fondente. Ancora dobbiamo mangiarlo questo tiramisù tuo, e poi vediamo se è meglio di quello di Aldi. Isotta, una volta che tu assaggi il mio tiramisù ti innamorerai di me e io non posso correre questo rischio. Ah, è una scusa questa. Esattamente, quindi. Perché non c'è voglia di farlo. No, non c'è voglia di avere cacapetti di cazzo. Ma no, guarda. Guarda, ma ci organizziamo, te lo faccio, perché te lo faccio. Ma poi lo devi dire. Certo, non sono mica come te che ripudi le mie cose. No, io ripudio te e quello che ne è tutto quello che collega. Te lavori a Pasqua? Sì. Porterò le lasagne. Anche, abbiamo finito con le minacce, ok. Ah, del tiramisù dell'84 che è avanzata, e delle cioè farò proprio la porzione per te con quel ragù. Ti ringrazio prego, volessi bene. E quindi grazie Sotta, grazie Vincenzo, grazie Sevizias, che siete arrivati fino a qua con le nostre cazzate che io ancora non mi capacito come fate ad ascoltarci, questo acervo, questa fucina di volgarità, ignoranza da parte di Sotto, ovviamente. Beh, figurati. E chi più ne ha più ne metta, come dice Isotta durante le sue orge. Quindi, grazie ancora e vi salutiamo e vi abbracciamo e... Non abbiamo detto una cosa. Che cosa? Sigla! Alla fine, questa volta arriverà la fine. Pensa come siamo avanguardisti, porca puttana. Vabbè. Alla fine, sì. Come titoli di coda. E sta andando. Perfetto. Ciao raga. Questa è stata la sigla di apertura, chiusura. Di chiusura. Chiusante, di chiusura, di chiusa. Ari, ciao. Ciao. Da, quello che è stato detto è detto, quello che fate è fatto. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Che due palle. Sai, questo è un caso molto complicato, Mo. Un sacco di input, di output. Sai, fortunatamente io rispetto un regime di droghe piuttosto rigido per mantenere la mente, diciamo, flessibile. Sono molto, molto vicino, vacca troia, ai soldi di tuo padre.